Isola dei Famosi, esperimento febbrile corrissa finale. Senza giri di parole, ho la febbre e c'è l'isola. Quindi oggi vi beccate gli appunti presi in corso d'opera. Senza rielaborazione. Di più non ce la si fa. Antefatto. Nel pomeriggio su Instagram Alessia Marcuzzi ha pubblicato un cartello con la scritta, non sono incinta e solo panza. Ora se la Marcuzzi, per descrivere la quale mi viene solo il termine inglese starving, colpa del delirio febbrile, pensa di avere la panza, la spiegazione è solo una, forse sta male anche lei e straparla. Anche perché insiste e in apertura di trasmissione ribadisce che ha un po' di panza. Mara Venier invece premette di aver tracannato un bicchiere di vodka. La Marcuzzi annunzia che la nonna pellegrina potrà parlare con il nipote Simone ma solo sotto ipnosi di Giucas. Uccidetemi dai. Questo è vietato dalla Convenzione di Ginevra. RVM, la domanda è martellante, sull'isola c'è qualcuno che decide le nomination? È una setta? La sensazione è che vogliano decidere su tutto. Gli oppositori della triade fanno fronte comune e lo scontro è sempre più duro. Ma che davvero? Areo o serios, aggiornamento dal divano, me doleno le gambe a uso soralella? Meta televisione, Nino Formicola spiega che ci sono due gruppi perché un autore ha inventato le due isole e quindi si sono formate due squadre di naufraghi. Marcuzzi fa sì. Batti Beccano per minuti 15, me dole pure la cabeza. Al ritorno dalla pubblicità Alessia dice che Mara stava parlando con un ragazzo del pubblico, mi ha mandato un messaggio, gli ho detto come hai il mio numero e ha detto che ci siamo visti in discoteca. Tanto sono quasi single, nel senso, che Nicola è là ma poi torna. A tutte le auto, il primo che fa il titolo Isola, scandalo Mara Venier lo prendo a schiaffi a due finché non diventano dispari. È embriaca. Punto. Evidentemente lo era anche quella volta in discoteca. E basta con sto perbenismo. La prova ricompensa è la caccia ai cocchi nel fango. Francesca Cipriani resta accecata dal fango a bocca aperta e poi sclera quando arriva la torta al cioccolato e non la può mangiare. Una rapida modifica al regolamento fa sì che la possa mangiare dopo pochi minuti. Isola che non c'è. Nadia Rinaldi mostra una mano fasciata e racconta di essersi ferita sulla nocchia. Non sapevo che distribuissero la frutta secca. Parenti piangenti, Alessia Mancini incontra in mezzo al mare il marito Flavio Montrucchio. Si baciano e si dicono parole turchine. Bossari lacrima. Rosa Perrotta incontra il papà Mario e urla e piange come un'aquila. Bossari rilacrima. La prossima volta dategli due goccette di Lexotano, la vodka della zia Mara. L'esperimento preannunciato sulla nonna pellegrina fa pena? Non è ipnotizzata. Infatti Mara lo fa notare. Mi vergogno con la febbre, pensa se fossi lucida. Valeria Marini entra ballando sulle note di Sex Bomb e viene annunciato il suo imminente sbarco sulla spiaggia? Ammazza che pensata. Certo che questa influenza sta falcidiando il paese. Non c'è altra spiegazione. Entra Filippo Nardi stile grande Le Boschi con il doppio petto, me doleno le ossa nonostante la tachipirina, che calvario cribbio. Credo di aver sentito che Valeria Marini si è intenzionata ad animare il lato erotico dell'isola. Datevi pace. Più Nirvana per tutti. Franceschina racconta che Valeria Marini l'ha schifata pubblicamente mesi fa e lei è andata via piangendo. Ve ne approfittate di Francesca. Brutti e cattivi. Oltre la mezzanotte, è successa una cosa molto brutta. Alessia Marcuzzi è stata posseduta dallo spirito di una ragazzina di 16 anni di Roma Nord e ha iniziato a inveire contro Avenger. Ma de che stai a parlà, questa è follia, no sta zitta, che questa è la mia trasmissione, io non sono mai stata moralista con te.
Non so a cosa si riferisse con questa storia del moralismo, ma sembrava del tutto un rinfaccio del suo passato nel porno. Ciò non è carino, e soprattutto è inutile evocare 14.000 volte la festa della donna se si ha l'atteggiamento Rocco Siffredi uguale fico. Avenger uguale zittati, forse dovrebbe arrabbiarsi con chi ha gestito il cannagate all'isola e prendersela con le guerre intestine perché l'hanno esposta a un massacro di pressapochismo, molto pornografico. Nomination. È quasi fatta. Mi dissocio da tutto e invoco la seminfermità mentale vostro onore.